storia origine nel 1922. Dopo un secolo dall'inizio delle nostre attività aziendali, abbiamo pensato di organizzare un evento di condivisione per festeggiare questo traguardo raggiunto, ma soprattutto per coinvolgere anche le persone che insieme a noi, insieme alla nostra famiglia, hanno fatto la storia delle nostre aziende. Abbiamo quindi coinvolto il personale in essere con le loro famiglie e anche il personale precedentemente impiegato durante gli anni di storia nelle nostre aziende, in maniera tale da condividere con loro questo traguardo, proprio perché quello che è il successo di oggi deriva certamente dalla nostra tradizione industriale e imprenditoriale, ma anche e soprattutto dalle risorse che si sono dedicate con le loro competenze appunto a questo raggiungimento. Le aziende del gruppo sono detenute ad oggi dalla stessa famiglia, la famiglia Moretti, sin dalle origini. Questo è stato sicuramente possibile grazie al gruppo molto coeso di parenti, fratelli e cugini, rappresentanti della generazione precedente a quella che rappresentiamo io e il cugino Ruggero Moretti, fratelli e cugini che si sono da sempre dedicati come imprenditori alle aziende di famiglia e che quindi ne detengono la proprietà. Noi della quarta generazione siamo coinvolti in azienda proprio perché siamo cresciuti molto vicini alle aziende di famiglia e sin da piccoli probabilmente abbiamo particolarmente respirato il clima aziendale e le tradizioni appunto produttive delle aziende che compongono il gruppo. Cascina Italia tratta fino a 3 milioni di uova al giorno, divisi in due reparti, un reparto da 1,5 milioni di uova al giorno destinate al confezionamento, quindi alla vendita alla GDO sotto forma di uova in guscio confezionate, quelle che vediamo un po' nei supermercati, nei punti vendita, e 1,5 milioni di uova al giorno vengono trasformati in ovoprodotti, cioè semplicemente separate, sgusciate, viene eliminato il guscio, queste le uova vengono divise tra tuorlo e albume e pastorizzate per aumentarne la shelf life. Quindi l'ovo prodotto, un po' come viene col latte, una volta pastorizzato, viene confezionato in imballi da un chilo, a partire da un chilo fino a cisterne da una tonnellata per le preparazioni destinate un po' all'industria alimentare, per fare pasta o dolciario. L'industria 4.0 nell'agricoltura, in particolare per la nostra esperienza, è stata un'opportunità molto importante per creare sviluppo e per migliorare la tecnologia all'interno dei processi produttivi. Nel nostro caso abbiamo installato numerosi impianti che sono in grado di comunicare col gestionale e di trasmettere dati sull'efficienza produttiva e a loro volta di ricevere informazioni sul tipo di produzioni e quindi da gestionale poter avere sotto controllo tutti i parametri produttivi e tutti gli indici di produzione dell'azienda. Questo permette da un lato, dal nostro lato, di ridurre i costi e di migliorare l'efficienza delle produzioni e ha permesso anche, a mio avviso, lo sviluppo del settore industriale e del settore poi che ha prodotto questi tipi di impianti che sono stati incentivati alla vendita e all'acquisto da parte delle aziende. Il costo dell'energia purtroppo anche nel nostro settore ha avuto un impatto violento e soprattutto molto rapido e poco prevedibile. Le bollette sono praticamente quadruplicate da un mese all'altro e questo ha messo in difficoltà noi dal lato prezzi. Abbiamo cercato di assorbire questi maggiori costi finché è stato possibile e chiaramente adesso siamo costretti a riversarlo sul prodotto finito. Oltretutto tenete conto che c'è stato anche un impatto molto forte nell'arco di quest'anno, dovuto purtroppo alla guerra in Ucraina, sui prezzi dei cereali. Il mais è praticamente raddoppiato nel giro di un anno e il mais noi lo utilizziamo per l'alimentazione delle galline ovaiole e quindi questo ha avuto un impatto anche sui costi di produzione delle uova. Gli allevatori a loro volta hanno avuto maggiori costi di produzione e gli imballaggi che utilizziamo per i nostri prodotti sono fortemente aumentati a causa del caro energia. Siamo nati come mangimisti, quindi il fatto di aver sotto controllo la produzione primaria, il mangime, di aver sotto controllo cosa le ovaiole mangiano e di utilizzare solo uova o esclusivamente uova che provengono da una filiera controllata ci ha permesso di offrire al mercato un prodotto che abbiamo prodotto noi, garantito dal punto di vista qualitativo
e di garantire una certa continuità sulle forniture. Quindi diciamo che quello che ci contraddistingue è l'avere sotto controllo tutta la filiera e creare sviluppo, anche continuità di lavoro e di produzione indirettamente in Italia, senza accedere a dei mercati spot. Il futuro del gruppo Moretti lo vedo sicuramente a carattere familiare, perché questo è un valore aggiunto che ci contraddistingue. E abbiamo visto che probabilmente è un elemento della ricetta che ci porta ad avere dei buoni successi. Sicuramente sempre più tecnologici, sempre più avanzati e sempre più convinti che il fattore umano rappresenti ancora oggi un importante elemento per questo raggiungimento, per questi traguardi.